Dopo la prima giornata del design italiano nel mondo, che si è svolta lo scorso marzo, quest'anno abbiamo due importanti appuntamenti. Il Web Summit di novembre, contiamo di portare più start-up italiane, e la settimana della cucina italiana. Quell'anno scorso ha avuto un grande successo e ringrazio qui tutti quelli che ci hanno aiutato. Ho indicato settori, il web, il design, la gastronomia, che riguardano economia e cultura insieme, e nei quali Italia e Portogallo hanno molto da dire e interessi in comune. Settori importanti per il futuro della nostra economia. Un importante un settore d'eccellenza dell'Italia di oggi, i medicinali. A tale riguardo l'Italia ha presentato la candidatura di Milano quale futura sede dell'Agenzia Europea del Farmaco. Una candidatura seria, forte e qualificata. Concludo sottolineando il nostro impegno volto a migliorare i servizi consolari. Risultati positivi li abbiamo ottenuti, ma non bastano, dobbiamo fare di più, anche se non è facile, perché ora vi sono molti più italiani. Alla fine del 2015, poco dopo il mio arrivo qui, iscritti all'area erano 6.241, ora sono, neanche un anno e mezzo dopo, 8.465. E questo grazie anche al fatto che abbiamo quasi azzerato i tempi di iscrizione, prima erano 6 mesi. Molti di questi nuovi italiani sono studenti, ricercatori, imprenditori, artisti, che trovano in Portogallo opportunità di studio e di lavoro e che con il loro impegno pongono le basi per un rafforzamento delle relazioni tra Italia e Portogallo. Tutti costoro devono poter trovare l'ambasciata, che vuole essere un'ambasciata aperta, un punto di riferimento concreto. Davanti al tuo